Buona giornata, siete collegati con Radio Notte Stereo Web. Vi invitiamo a scaricare la nostra app Android gratuita e ci potete sentire, ma anche vedere, su YouTube, Google, Instagram e social. Io sono Michelangelo Varricchi, con me gradito ospite è Carmine Clericuzzi. Ma chi è Carmine Clericuzzi? Mi faccio aiutare in modo che sappiamo. Taurasi lo so, poi Avellino, dove, ecco, dove vivi? Diciamo che io mi sento profondamente irpino. Certo. Sono originario di Taurasi, però come dire, è l'Irpinia che ho tatuato sulla pelle in maniera indelebile. Io sono di Taurasi, però sono 20 anni che abito a Mercogliano e mi occupo prevalentemente di ricerca storica. Però una ricerca che ha... Hai una grande passione, scusami Carmine. Diciamo la, cerco di portare avanti questa mia passione con grande umiltà, ma con grande determinazione. Senti, le tue ricerche intanto ci aiutano ad avere nuove conoscenze, anche perché, sai, grandi uomini irpini, certo, ma ci sono anche gli altri che hanno dato la vita, che hanno fatto delle azioni in nome per conto di ideali importanti. Sì, perché io... Senti, li vogliamo chiamare eroi? Come li chiami tu normalmente, quelli di cui fai le ricerche? Guarda, non vorrei essere ripetitivo, però io ho intitolato i miei due libri Irpini. Ecco, sì. E basta, per me basta questo. Senti, noi siamo nel clima dell'anniversario della liberazione dall'oppressione nazifascista. È chiaro, è così. Tu sei anche un po' investigatore, permettimi di dire così, cioè negli anni che vai a squadrare, ma dove vai? In biblioteca? All'archivio? Chiami le famiglie, vai da loro? È tutto quello che hai detto. Cioè, è tutto quello che succede? Hai detto. E allora, prima di tutto io mi ritengo più che altro un ricercatore. Ricercatore. Ricercatore, certo. Però... con quel piglio dell'investigatore, mi piace il termine che hai usato, perché come dire, qualifica anche quello che è poi un lavoro davvero di investigazione e di scoperta. È nel tempo. Allora, il mio intento è soprattutto uno, diciamo una motivazione soprattutto di carattere mia emotiva e quindi anche complessa, e cioè quella di ricercare quanto è più possibile quelle piccole storie che rischiano di essere dimenticate e inghiottite dall'oblio del tempo. E quindi tieni viva la memoria. Quindi, però il termine piccolo non è un termine riduttivo. Io sono convinto che la grande storia, quella che chiamiamo, diciamo, dei grandi eventi, dicevo, soprattutto quelli del Novecento che io tratto, si alimentano e si costruiscono attraverso un'infinità di piccole storie, che poi sono storie personali, soprattutto personali. E il filo conduttore che muove le mie ricerche è proprio quella della terra di Irpinia. E cerco poi di trovare lo sviluppo storico, appunto, di quelle vicende all'interno e attraverso quelli che sono stati i grandi eventi del Novecento. Allora, questa memoria tu la trasferisci, io adesso ti chiedo, abbiamo anche la telecamera là che ti riprende, i libri. I primi, qual è? Allora, gli Irpini, quelli che hai fatto io dire? Io ho scritto... Senti Carmine, sì, possiamo farlo vedere? Allora, ecco, c'è lì la telecamera. Irpini 1, Irpini 2. Primo, storie di uomini tra guerra e resistenze, sono storie di Irpini che hanno combattuto nella prima, nella seconda guerra mondiale e che hanno avuto un ruolo anche nella resistenza. La casa editrice è la Delta 3, la Delta 3. Di Silvio Salligandro, che ha sede a Grotta Minarta, che poi è uno dei miei compagni, io li chiamo i compagni di viaggio, perché ho la fortuna di avere davvero degli straordinari compagni di viaggio, come la professoressa Margherita Faia, che impreziosisce i miei libri con le sue prefazioni e le postfazioni. Una diciamo, docente illuminato, un intellettuale, una critica letteraria alla quale io sono, diciamo, molto legato e che ringrazio anche da questi microfoni. Poi un'altra persona che mi sento di chiamare in causa è Michele Miscia. Michele Miscia è un antropologo, uno studioso, un ricercatore di Lacedonia,
che io lo chiamo l'incursore della cultura, che a Lacedonia sta costruendo la biblioteca degli autori spiriti. Ecco, diciamo, scusami Carmen, diciamo alcuni nomi, così per sì, Filippo Caggiano, io te li leggo perché li ho segnati, Filippo Caggiano, Luca Monturi, te li leggo io, Giulio Luisi, Teodoro Capocci, Gerardo De Angelis, Perna di Avellino, Luigi Perna, poi di Altavilla, Russo, Alessio De Vito, Criscitiello. Tu dicevi dove li vado a lavoro, è un lavoro grande, grandissimo. Dicevo, allora, sicuramente ed è solo il primo volume, poi leggo anche quelli del secondo, perché sono interessanti. Sicuramente oggi internet aiuta molto, aiuta a trovare le fonti, però ovviamente i primi passi da fare sono gli archivi, l'archivio di Stato, l'archivio militare, gli archivi militari, e poi tu hai parlato delle famiglie. Le famiglie, contatti, i pronipoti. Sì, 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 devo dire che poi... Ti aiutano. Mi aiutano e si costruisce poi un rapporto di grande condivisione che diventa poi molto spesso anche affetto. Ti faccio un piccolo esempio. Sì. Un libro che io ho scritto l'anno scorso. Ci arriviamo, Okay. Continuiamo con gli Irpini. Sì. Perché ci sono ancora tanti nomi. Questo è il secondo volume. Irpina. Il secondo. Il carabiniere capitano Eugenio Losco, Giuseppe Fratello, Federico Bocchetti, Teobaldo Caggiano, Gaetano Gervasi, Antonio Grossi, della Brigata Garibaldi, Domenico Tulimiero. Sì. Insomma, è una grandissima famiglia questa. Teobaldo Caggiano è un, ne prendo uno a caso, ma non tanto a caso perché è nato nel mio paese, a Taurasi. Teobaldo Caggiano era un capitano. Sì, nato a Taurasi. Persiani. Infatti, noi conosciamo la storia, diciamo, di Carlo Levi, che in quel meraviglioso libro che oltrepassa, diciamo, la storia delle generazioni, ci ha parlato dei confinati politici. Giuseppe Persiani è stato un confinato, nato a Taurasi, vissuto a Napoli. E a Napoli, come dire, ha sofferto sulla propria pelle quelle che erano, come dire, la violenza fascista, picchiato, portato in carcere e poi mandato al confino. E quel libro è stato, diciamo, costruito attraverso appunto i rapporti familiari. La figlia che negli anni, nei decenni, ha conservato amorevolmente tutta la documentazione del padre. Persiani era uno che scriveva molto. Scriveva lettere, ha scritto, come dire, un sunto della sua vita e voleva farne un libro. Poi purtroppo, per questioni, diciamo, anche di salute, non è riuscito. E io ho avuto, come dire, questo privilegio di portare avanti quello che era un suo volere, un suo desiderio. E la figlia, che si chiama Maria, che abita a Lipari, perché poi lui fu inviato al confino a Lipari e lì è rimasto, lì si è sposato, ha avuto figli, e mi ha fornito tutto questo materiale che mi ha dato, come dire, mi ha investito di una grande responsabilità di fare qualcosa che lui in vita voleva fare. E io sono stato anche in Sicilia a presentare il libro, ho avuto il modo di conoscere i nipoti, e per me è stata un'esperienza straordinaria, non solo come, diciamo, ricercatore appassionato di storia locale, ma proprio sotto il profilo umano. È stato qualcosa di bello. Carmine, gli Irpini sono un popolo orgoglioso. E per questo ho detto basta Irpini, Nero e basta Irpini. Io vorrei fare, se tu me lo consenti, naturalmente ruberò giusto 30 secondi. Sì. L'Irpina ha una storia antichissima, non tutti lo sanno, dalla preistoria, protostoria, non per niente indica. I romani per batterci hanno faticato. No, infatti quello ti volevo dire, dico, noi abbiamo al museo manufatti, selce, vasellame, tutte di un'antica, lamefite, delle cose antichissime. Poi anche io una piccola ricerca che ho fatto su Mommsen di Sanniti, del Forca Caudine 326 a.C. Senti, era una bellinate, cioè Caio Ponzio, che guidava contro i romani. Poi ci fu Annibale, eccetera, eccetera, eccetera. Io vorrei venire subito adesso anche al Novecento, sempre questo popolo orgoglioso, dove sono maturati questi tuoi personaggi. Io li chiamo personaggi, eroi, gente che ha dato la propria esistenza. Lo sono, perché chi ha combattuto
viso a viso il fascismo e i nazisti non può che essere ritenuto certo. un eroe, non c'è altro termine. E poi quando, come posso, questo è un altro mio libro che c'era l'anno scorso, Ottorino Rizzo, che è uno dei 335 trucidati alle Fosse Ardeatine. Ottorino Rizzo era nato a Pietrastornira, era un militare. Il paese del ministro. Il Lanzadosi. Sì, e che io poi ho incontrato il 10 giugno scorso, quando è stato presentato il libro al comune, di Pietrastornira. Era già ministro? Sì, era già ministro. Lui viene spesso. Viene spesso. La bicicletta. Sì. Ci piace. Mi pare giusto. E questo, per esempio, è un libro che io sono riuscito a, a creare e a inserire tante altre notizie che non avevo, grazie a due suoi familiari non discendenti diretti, però del ramo di Rizzo. Uno è Maria Rizzo, che mi ha fornito documenti, fotografie, e un'altra sua discendente si chiama Velia Rizzo, che abita a Bari, che è riuscita in alcuni archivi militari a ritrovare dei documenti inediti che non erano mai stati, presi in considerazione da nessuno, perché per la prima volta che sono usciti da quegli scaffali, e che mi ha dato la possibilità, di costruire intorno al personaggio anche altri, quelli che erano gli aspetti proprio, giudiziari. Gli spiriti, Taurasi, la guerra, l'internamento, infatti, i diari. Ti parlavo di Taurasi prima, il capitano Gaggiano, che era un capitano dei carabinieri nato a Taurasi ed era un brillante. Ma anche l'occupazione delle terre hai fatto? Hai collaborato? Sì, ho collaborato con un volume che curato da Paolo Speranza un po' di anni fa. Sempre gente orgogliosa e fiera. Orgogliosa, fiera di questa nostra Irpinia. Ma soprattutto che portava avanti delle battaglie giuste. Appunto. Ed è quello quello va sottolineato in maniera. Loro lavoravano la terra. La terra, il sostentamento. Quindi, di fronte a quel coraggio, a quella fierezza, noi dovremmo solamente, inchinarci ed essere orgogliosi di vivere nella terra che loro hanno difeso. Io cerco, umilmente. Vuoi sapere che mi hai scritto quando hai fatto il tuo libro? Non lo faccio perché naturalmente io pure sono, quando le ho ricevute, a Michelangelo, che con coraggio e tenacia difende la sua terra, Virpinia. È questo. Abbiamo questa passione, anche Sandro, che sta dall'altra parte del libro. È così come per noi l'Irpinia viene innanzitutto. Per chiudere la questione dei libri, quell'ultimo che è uscito da poco, che è questo, è La guerra, l'internamento, il diario, Domenico Tolimiero, il sergente maggiore di Avellino che si oppose ai nazifascisti, che è un'altra storia, io direi meravigliosa, che mi ha molto colpito. Domenico Tolimiero era nato ad Avellino, cresciuto ad Avellino, poi si arruola e poi si ritrova ad Imperia, dove ha avuto famiglia, parte per la Seconda Guerra Mondiale. L'8 settembre era in Francia con le truppe di occupazione italiane ed è uno dei 650.000 IMI, internati militari italiani, quelli che dissero no ai nazisti e ai fascisti, rifiutarono di arruolarsi nella Repubblica di Salò prima nella Wehrmacht, e allora furono presi e sbattuti, mandati nei lager nazisti, e sono rimasti nella storia con la denominazione di IMI, internati militari italiani, che era uno status completamente nuovo, che non esisteva in nessun trattato, però voluto da Hitler, perché in questo modo venivano svincolati da tutte le convenzioni, le tutele delle convenzioni, soprattutto quella della convenzione di Ginevra. Senti Carmine, tu sei in buona compagnia, poi faremo un po' l'elenco, lo leggerò io, di quelli che fanno ricerca storica, almeno ad Avellino. Anch'io l'ho fatta ieri, leggendo una parte della campagna, ho trovato l'ultima guerra, partigiani combattenti 2632, partigiani caduti 260, patrioti combattenti 1200. Caduti 717, cioè c'è un fiume di sangue dato appunto per questi ideali. Quella ricerca per evitare l'oblio del tempo, la memoria, perché bisogna non solo salvaguardarla la memoria, ma secondo me il termine esatto è quello di fare memoria, perché basta. Sono d'accordo. Perché basta guardare anche l'attualità.
Ma abbiamo poco tempo e quindi siamo nell'ultimo minuto. Allora, nell'ultimo minuto, un'altra persona, come dire, che volevo, diciamo, ringraziare idealmente e che tu conosci bene, Gianni Festa. Perché grazie a Gianni Festa, dalle sue pagine dei suoi quotidiani, adesso dal settimanale, è possibile davvero parlare di storia. Io, Gianni Festa, sono molto legato, perché per me che è stato un maestro, non solo di giornalismo, ma di vita. Tenevo l'ultimo articolo che hai fatto, non lo tengo qua. Ti volevo dire che sei in buona compagnia, l'Avellino Ricerca, molti storici, a parte Scandone, il grande Scandone, Mallardo. Fino a quel livello non ci possiamo mai arrivare, però cerco di dare il mio piccolo contributo. Ovvio, perché... Mallardo, Cannaviello, Barra, Cataldi, Galasso, Pionati, Montefusco, Armando, che ci ha lasciato l'anno scorso, Cuozzo, Cambria, Pepe, Manfredi, Colucci Pescatore, D'Agostino, Salvatore Forgione, Giovanneschi, Momsen, siamo in buona compagnia. Ma questi sono gli storici. Leggiamo questi libri di questi storici, quelli che hanno creato le basi per sviluppare poi tutta un'altra di serie di riflessioni. Fiero perché... Lelierpini. Io ringrazio Carmine, siamo arrivati, forse abbiamo... Sandro, un minuto, abbiamo finito. Grazie, alla prossima trasmissione. Grazie a voi, è davvero stato un piacere. Grazie.